Eccoci qua ragazzi, oggi andremo a vedere come utilizzare il compressore su delle chitarre, quindi andiamo a vedere come utilizzare il controllo dinamico su una chitarra acustica. Io qui ho una chitarra acustica, andiamo ad ascoltare quello che è la parte, quindi la traccia, registrata con tre microfoni, quindi ho un MXL registrato all'incirca sulla parte del manico della chitarra, poi ho un STC2 della Sontronic che prende invece la parte della buca del microfono della chitarra, un SM57 dietro la testa del chitarrista, quindi questi tre microfoni e il Sontronic è in controfase rispetto all'MXL perché comunque si trova abbastanza vicino, quindi andiamo a sentire questi tre microfoni, vanno tutti e tre. Qui adesso apro il mixer, ho 1, 2 e 3, vanno tutti e tre, anzi sentiamolo 1-1. Qui ho solamente l'MXL, poi ho l'aggiunta del Sontronic e il 57 che dà una sorta di stanza. Tutti questi vanno nel bus 13, questo bus qui, andiamo ad attivare un compressore. Sentite come la ravviva già la chitarra. Qui ho utilizzato un preset di Logic che è Guitar Acoustic, presente appunto sulla parte, anzi potrei utilizzare anche questo. Vedete all'incirca mi porta sempre su un FET, quindi un tipo di compressore FET. Quindi andiamo ad aggiustare la threshold per fare in modo che lavori. Ok, qui ho l'attacco abbastanza lento, quindi preserviamo l'attacco della chitarra. Un release a metà, 150 millisecondi. Diciamo che si sente, ma non troppo, l'attacco del compressore, però diciamo che comunque si sente che è compresso. Sentiamolo senza la compressione. Ok, riverbero. È un piccolo equalizzatore che va a aumentare un po' le medie. Andiamo a sentire l'effetto differente di questo compressore all'incirca, sempre utilizzando questi parametri, ma con un altro tipo di compressore, ad esempio un FabFilter C2. Questo è un ottimo compressore, andiamo a sentire la differenza, quindi poi vediamo threshold, anzi andiamo proprio a prendere gli stessi parametri. L'attacco qui lo lasciamo a 80 millisecondi, e release a 150 millisecondi. Ratio a meno 34, 4.6 la ratio. Ok, FabFilter. Diverso il make up qui è a, anzi lasciamolo a 0, qui è, non c'è dry gain, ok, quindi qui il gain è sempre a 0. Questo è il fat filter, mentre questo invece è il compressore normale, leggermente più duro quello di Logic. Suona leggermente più basso il FabFilter, andiamo a aumentare un filino il volume. Un filino più deciso quello di Logic. Le differenze sono veramente minime. Mentre qui possiamo utilizzarli anche tutte e due in catena, quindi certo che utilizzandolo tutti e due, il primo, che è quello di Logic, dovrà avere una funzione più morbida, quindi andiamolo a fare lavorare molto meno. Quindi andrà a smussare solamente quelli che sono i picchi alti,
andiamo a sentire come lavora invece su un tipo di acustica suonata in maniera diversa, come la strumming. Qui ho queste due chitarre, una a sinistra e una a destra. Qui c'è, togliamo tutto. Ecco, vedete che io questo voglio fare. Utilizziamo qui il compressore Fab Filter. Sono molto belli questi compressori. Senza. Con. Sentite quanta penna c'è ancora, quanta corda c'è, scusate. E qui utilizzo un deesser per togliere quello che è la corda, per attenuare quella che è la corda. Qui vado a sentire il range che va da 7,3 kHz a 14,6 kHz. Sentite, senza, è più aggressiva la corda. Qui c'è un riverbero. Ok, possiamo utilizzare anche un altro tipo di compressori. Ad esempio, potrei utilizzare un compressore, questo della Stevens Date, che sono completamente diversi ancora come tipo di carattere, hanno un carattere ancora differente. Quindi andiamo a vedere se me lo carica, e quello che può essere la simulazione del 1176. Qui non ho threshold, ma ho, come dicevo in un altro video, e ho il controllo dell'input, quindi la threshold è fissa. Io qui ho l'input, quindi per aumentare il compressore, questa è la ratio, posso averla a 4, a 8, a 12, a 20 rapporti a 1, quindi andare a salire con la ratio, quindi andare a salire col rapporto di compressione. Quindi ricordiamo che cos'è la ratio. La ratio ci permette di comprimere un suono che eccede la soglia di quanto, ad esempio un rapporto di 4-1, se eccedo di 10 dB lo vado a portare 10 diviso 4, mentre invece se eccedo di se ho un rapporto di 8-1, invece di fare 10 diviso 4 farò 10 diviso 8, quindi andrò a comprimere di più. Più la ratio è alta, più il compressore lavorerà in maniera decisa. L'input è quando va a interagire, appunto. Qui sto lavorando, posso comprimere di più. Ecco, diciamo che questo tipo di compressore qua dà più carattere, ha un tipo di suono che è più analogico, quindi sono fatti apposta gli Slate per dare più carattere, quindi per simulare ancora di più quelli che sono gli effetti dei compressori analogici. Quindi aumentiamo l'attacco, la corda, dando più valore all'attacco, quindi dando un valore maggiore all'attacco, quindi attaccando il suono dopo. Ok? Andiamo a sentire lo stesso effetto che può avere su una chitarra elettrica il compressore. Qui ad esempio voglio mettere il compressore dopo l'effetto. Qui ho un delay e il Valhalla, che è un riverbero. Comprimendo dopo il riverbero io enfatizzo di più l'effetto, quindi vado come a colorare ancora di più il suono della chitarra, quindi la rendo ancora più particolare. Quindi il compressore dopo il riverbero viene utilizzato appunto per dare più valore al riverbero. Sentite come aumenta l'effetto. Il release e più sento l'effetto che lavora sotto. Quindi è molto importante in questo caso qua lavorare su questi parametri per andare ad avere il suono che più ci interessa. Bene, ci vediamo al prossimo appuntamento.